Eminenza, una domanda. Come si concilia ciò che ha detto nell'Omelia, l'amore e l'annuncio ai fratelli, con l'Inquisizione nella storia della Chiesa? Ecco, io direi l'amore è sempre legato con la verità e se uno si para l'amore la verità non è più amore ma è una caricatura dell'amore. Esempio forse questo. Se abbiamo un drogato, l'amore non è confermarlo nella droga, aiutarlo di avere la droga il vero amore è liberarlo anche se si oppone e così io direi il vero amore è aiutare uno di trovare la vera strada e così anche il lavoro diciamo non della Inquisizione ma di una congregazione impegnata per la dottrina della fede è quello di aiutare di rimanere nella strada del Vangelo e così è un servizio di amore. Naturalmente non vorrei difendere tutto ciò che è accaduto nella storia. Ma pure il fatto che in tutta questa umanità della nostra storia è, eh, la Chiesa è sempre rimasta viva, eh, nonostante le debolezze delle, de, degli uomini, è anche un segno che è la vera Chiesa. Ma il punto centrale è questo, che verità e amore eh, sono collegate. e un amore che lascia l'altro solo all'arbitrarietà e caricatura dell'amore, io direi.